in maniera diciamo abbastanza normale. Per negli altri tre film ero vestito sempre da straccione o in maniera curiosa. Per detto il prossimo che mi fanno fare ho messo la principe azzurro o nero. Però la principe azzurro è un normale, centrale e così. Raccontavo un episodio questa sera molto divertente, quando c'era questo quinto bar che era in sotto un portico qui, come detto. E la si vedeva benissimo con un quinto bar, insomma, un bar vero. Io mi fermo ancora, che aspettavo che cambiassero le scene, eccetera, e guardo un vecchietto al disco, mi dà una mano, dice, no, ma... Io guardi, mi dispiace, questo è un bar finto, stanno girando un film, perché non ti ne passa, è finto. E mi guardato, dice, allora mi dico che è naturalmente stiamo parlando di Radio Freccia e vabbè è un monologo di Radio Freccia, ma certo di Radio Freccia e salutiamo anche il regista di questo film che mi pare che a Correggio abbia più di un addentellato. Voglio salutarlo, la sarà amico lì da voi, diciamo di voi. Un applauso, grazie. Senti, la scelta di chiamarti Adolfo come barista è trasparentemente legata a una nostalgia sicuramente, no? No, lì è la possibilità di ma si chiama Adolfo, non mi ricordo io. Sì. Non ti ha lasciato tanto. E il bar come si chiamava? Perché questo è interessante. Non è il bar, no. Bar Laica. L'avete alzata 10 minuti, Buonasera. Allora a un certo punto vedo, ci vediamo io e Procacci. E Procacci si passa in bar, in Francia è importante, insomma, poi la gente lo collegherà a Mario, insomma, come lo vedi, ma guarda, io proprio non ce l'ho più voglia, proprio mi hanno fracassato i coglioni. E però che tiene botta, che resiste. Cioè praticamente ne ha viste di tutti i colori perché poi fai un po' l'assistente psicologico. Ma come lo vedi? Ho detto, Cucci! L'ho visto così, ti ho visto, no? All'epoca. E devo dire che no, è stata ovviamente un'esperienza radiofonica. Qualcuno di voi magari si ricorda un po' del periodo del prezzo, io no, nel senso che io ero in una confusione tale che ho rimosso quasi tutto. Ricordo ogni tanto che arrivavo a cucina stremato dalle sveglie del mattino delle 10:30, arrivavo e dicevo, succede, dico che mi muovo, qua non si dorme. E io dicevo, scusa però, cioè, non sono neanche io a fare il piano di lavorazione, però cioè, la colpa me la prendevo io. Devo dire che lui in quella cosa, io l'ho visto, credo di aver scoperto un lato suo che ancora oggi gli vedo e che non tutti conoscono, ed è il famoso finto prontone. Cioè lui, come detto, no, lui che in genere tende a prontonare in situazione, ma in realtà poi cioè, dietro si diverte, no? Per cui questo è quello che io so e che lui non confesserà mai. Però volevo dirti, cercando di raccontare del matto che tiene sul cielo, che c'era un nostro compagno di avventura nel film, che tu forse non hai neanche incrociato, e che era un personaggio di Correggio, si chiamava Otorino, poverino, non c'è più. E che
ce ne aveva due di importanti. La prima che disse, un giorno mi ferma, dica, come sei messo tu con l'inferno? Ho detto, beh, non lo so, prova a essere un po' più specifico, per farlo. Io ho la faccia, l'inferno sono una stalla, lui faceva, diceva l'agricoltore. C'era una stalla, quindi no, non deve essere facile, ho detto, ma fa, no, no, per niente, fa. Dopo tre giorni che non dormivo, ha fatto in stalla, tutto a capo, ho mandato via tutte le anime. Dove? Fa, ah, questo è quello, non so, sono anche via. Allora, ma e adesso come va? Ha fatto, ah, niente, dopo due notti, almeno 2-3 milioni ci sono già, all'inferno, comunque di nuovo. E la seconda era che noi abbiamo avuto il terremoto bianco nel 96, che era il famoso terremoto bianco che aveva fatto vittime, ma ha fatto danni, perché sono terremoti importanti di centro, Fraquano e Lara. Si dice che sia durato tipo una cinquantina di secondi, ma però non l'abbiamo mai verificato. E allora un giorno lui mi ha detto che meno male che ci ho pensato io. Ho detto, spiegami me, dottor Ivo, no, niente, perché allora io ero lì in campagna, a un certo punto vedo che si muove tutto e sento una voce che mi dice, perché lui era in contatto con la mia, sento una voce che mi dice, oh Torino, oh, Sorella! Ho capito che nel terremoto sono corso a casa, non ho dovuto trasferire i campi, e ho tirato la leva, perché lui c'aveva la leva per fermare il terremoto. E così ho fatto solo 50 secondi. Fece una televisione che si chiamava IRAS, ridotta attitudine sociale, e c'era la gente di questo tipo, che in ogni paese ce ne sono le sue. Flacco mi raccontava che non c'era lungo nella parte, mi di Papa, che vedeva Dio e gli dèi. E Dio disse, ma com'è il Dio del turbo? Ma vedi anche Giove, se allora, come Giove? Usciucazzo. Era per questo la famiglia. Vabbè, io non volevo rompere i coglioni, no, 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 no.